Benvenuti alla terza e purtroppo ultima puntata di questa miniserie animata in compagnia di Alessandro Gualtieri. Dopo la prima puntata in cui abbiamo scoperto le origini e i pilastri di due brand chiacchieratissimi come Nasomat e Orto Parisi, e dopo la seconda in cui Alessandro ci raccontava la sua passione per le materie prime, in questo terzo e ultimo episodio abbiamo deciso di mostrarvi Gualtieri a ruota libera. Ci saranno analisi di mercato, così come domande a me, cose più serie ed altre più divertenti. Insomma, considerate questo episodio 3 come una bonus track. Io devo dire che tutti i tappeti che fai sono stupendi. Il mio preferito però probabilmente è quello di Megamare. Cioè, ah, sì, come tappo viene da, è proprio da Haiti. E tra l'altro mi ricorda tantissimo la copertura del Nemo ad Amsterdam. Sì, 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 che è un po' questo copper, questo rame invecchiato. E infatti qua c'è un trattamento dentro in una batumiera, come si dice? Betoniera. No, penso betoniera. Quella per fare la calce del cemento. Betoniera, e vengono trattati con del rame e poi prendono questa ossidazione. A questo proposito, poi la finisco di parlare dei tappi, ma blamage è leggermente cambiato o è una mia impressione come dei tappi? No, allora abbiamo salvato più o meno sono 2/3 omini che erano sempre a bere il bianco nella bergamasca, le mogli contentissime, d'inverno vanno a tagliare robinia e abbiamo delle dime, tu immaginati dei cilindri dove questi alberi tolti dai rami vengono infilati perché devo farli riuscire a infilare nella scatola. Certo. Per il prodotto finito. Per i tester invece non abbiamo questo gran problema, sono tutti diversi perché esatto, è un albero tagliato a fette. Ah. Dipende cosa si trova, a volte c'è dentro, non è solo robina, a volte c'è dentro un ciliegio, a volte c'è quello che i ragazzi, quello che trovano, tagliano. Poi si lascia seccare per un anno dopo il taglio d'inverno e l'anno dopo li puoi lavorare. Ci sono 7 mani di lavorazione e il bianco è un po', non so se hai mai visto questi alberi che veniva buttato giù sulla calce nella parte del tronco basso, sì, per anche non essere attaccati dai funghi o roba del genere, oppure anche per segnaletica, sì, nelle strade di campagna con la calce venivano colorati. Poi anche uno sbaglio, perché mentre stavamo facendo il lavoro stavo lavorando con del nero, con del bianco, con del rosso, è caduto un po' di bianco sul tappo e allora da lì poi è partita l'idea. Cioè sono un po' casualità anche. Ok. Cioè, come la fragranza si sviluppa di pancia, mi verrebbe quasi da dire, anche l'idea del tutto l'impacchettamento è legato... Anche il colore, la sublimazione, ogni tanto un po' più scura, ogni tanto un po' più chiara, tanto è uno sbaglio, qualsiasi cosa va bene. Poi non so, abbiamo cambiato il colore della scatola 2 o 3 volte, però beh, il prodotto è sempre rimasto lo stesso. Beh, ma io ho tanti clienti che prendono blamage appena arrivano, se c'è la scatola gialla piuttosto che blu che rosa, sì, dammelo solo perché voglio avere la scatola di un colore diverso. Cosa sei, fanno la scatola? La collezione, no? Okay. È particolare anche quella. Sì, sì, sì. Ma invece a questo proposito, un progetto sui vini. Sì, il progetto dei vini, ho trovato finalmente uno straccio di terra. Dopo essere stato in vari posti in Italia, ero partito dalla Sicilia, alla fine sono finito banalmente in Toscana, ma nella parte più della foresta, e mi sono messo in testa che anche il mercato dei vini, come quella dei profumi, se la raccontano tutto il giorno. Mi sono buttato a provare a tirar fuori un vino. Sabato scorso ho fatto le estrazioni dei fiori. Ok. Cosa strana che nessuno ha mai fatto estrazione dei fiori della vigna, cioè anche lì non so. Qualche proposito fiori di vigna però... No, ma sì, no, dico, ovviamente non ci sarà, cioè, certo. Sì, perché comunque puoi riprodurre anche l'odore un po' del vinacciolo, ci sono materie prime che sono in quella direzione. E sto facendo, sono in pratica 2 anni di sperimentazione, sia sul terreno sia in cantina, perché il vino si fa anche in cantina, non solo... Certo. Coltivando, tanto lavoro, parecchio lavoro, lavorare la terra nonostante hai macchinari e tutto, è un'attività che ti chiede tanto, però dato che sei nella natura, sei fuori, il posto è molto bello, non c'è nessuno che rompe le scatole, veramente mi ha preso molto forte. Poi è un challenge, veramente, se riesco, magari un paio d'anni dovrei
avere una bottiglia. In bocca al lupo per questo. No, grazie, sì. Che tra l'altro è anche, diciamo, un discorso coerente con quello che dicevi prima, sul fatto di non avere l'obbligo di soddisfare per forza il cliente. Cioè, io faccio questo, lo fai per ti piace, te, lo faccio per me. Se poi funziona anche per altri, buon è per un loro. Doppio vincita. Se funziona solo per te, vorrà dire che te lo userai te, ci avrai la casa piena di questi prodotti, e poi finisci lì, vai a fare qualcos'altro. Le persone che hanno fatto delle cose, alla fine è un po' un processo di ricerca personale, e poi ha visto, ah, c'è quella possibilità, quell'altra possibilità. Se le cose devono succedere, succedono in qualche modo. Cioè, penso un po' come voi, non è che questa cosa qua è nata così. Ci sarà qualcuno, testone, che c'è un problema, avanti, avanti, avanti. Cioè, la perseveranza alla fine in qualche modo paga, però uno deve essere anche molto drive, se no spinto, non arrivi da sì. nessuna parte. Sì. Non è che le cose cadono al cielo. Loro si ricordano anche com'era il nostro ufficio 4 anni fa e ridono. Voi non avete immaginato di arrivare così dopo 4 anni? Assolutamente no. Vedi, questa è anche la bellezza. A questo punto a me è capitato un errore che poi è diventato una fragranza o comunque è stato adatto in tutti là. Tutti e nessuno. Ok. Io Blamage, che era quello che aveva proprio voluto l'errore, cioè chiaramente quando cerchi l'errore non è possibile arrivarci, okay. Perché è stato un lavoro di 6 anni lunghissimo, roba del genere. Poi ero troppo, sempre fumatissimo, sai, e tu quando sei fumato, ah, che figata l'idea, il giorno dopo l'hanno usato, dice, ma c'è una cagata incredibile. Dunque, cioè, ogni volta sei super eccitato, però infatti è un lungo processo. Non so, sì, non lo so, tante cose sono un po' coincidenze, sai, anche uno deve sapere anche essere bravo a riconoscere quando hai trovato qualcosa, perché a volte ti scappa molto velocemente, sì. E poi bisogna anche sapersi fermare. Io ho fatto tante formule che andavo troppo oltre e poi dovevo tornare indietro. Ecco, per curiosità, quante formule irrealizzate hai? Tantissime. Cioè, ma parliamo di centinaia, migliaia? Sì, okay. Centinaia. Ma sono realizzate perché probabilmente dovevano essere realizzate, sai, quando si morirà diranno, ah, abbiamo scoperto, cioè lasciate stare. Il nuovo Albert Fouquet, proprio. Okay. Sì, no, dai. No. Quelle cose possibili che ci facciamo i soldi. Ti faccio ancora due domande, poi ti libero. La prima è una stupidata e riguarda i disegni delle mogliette di Orto Farisi. I disegni delle mogliette Orto Parisi. In realtà io volevo capire la ragione dietro il satiro e chi è Pallade. Beh, quello c'è da spiegare. No, più che altro io mi immagino, cioè io ho visto le scene in cui magari arriva la signora un po' anziana in negozio, come potrebbe essere mia madre. Io ho litigato con Rita spesso perché lei queste dice che non le possono mandare nei paesi musulmani, cos'è la storia? Sì, però al buco di culo non hanno detto niente. Ma perché non lo riconoscono. E i capelli della doccia? È vero che quelli sono i capelli nella doccia, è vero. No, perché sì, quando c'è qualcuno, tu Natale, no, io capelli qualsiasi donna o cosa, sempre, poi sempre che io mi tocca tirarli su sempre a me, i capelli nella doccia, perché a un certo punto vedo, l'acqua non va giù, tiro su delle cose. Sai, Orto Parisi è partito col discorso dell'ano, è sfociato, tu sì, l'hai vista la croce, il packaging, l'interno. Sì, certo. Dunque è tutto partito da lì, era una cosa proprio... Sì, viscerale, poi tutto entra, tutto esce, cioè è stupendo. C'è il girasole che fuma il bong e scoreggia. Sì. C'è il cinghiale che lava i panni. Sì, questo, i fiori morti. No, c'è uno che questa sembra... ameba, buco di culo. Qua c'è il cinghiale che lava i panni. Sì, cinghiale. Che è uno dei miei preferiti. Sì. Questo cosa l'è? Questo è il fungo da vicino. Tutti i packaging hanno questo, come si chiama? Sì, fungus, questa muffa. Ok. È una muffa microscopio stilizzata, perché siamo pieni, sai, se tu ti guardi il tuo corpo, il mio, siamo pieni di animali, batteri buoni, batteri, certo. Robe del genere. Dunque questo era, l'ho messo davanti alla packaging, ogni volta gli diamo una girata diversa. Che sappiamo solo noi. Poi abbiamo fatto i fazzoletti. Questi qua, sì. Questi diavoletti. Sì, qua. Questo qua è un po'. Sì, è una scimmia. A me piacciono molto le capre. Okay. Come animali. E dunque era un po' questa cosa, un po' circo. Cosa c'era? Questo sì. Sì, il mondo con l'ove. Questo l'abbiamo ripreso anche sul display. Ho un amico che fa questa pelle carving a mano. Ok.
e poi una parte laserata, una parte fatta a carving. Cioè è un gioco, un po' per cosa. Anche perché queste mugliette che vedo in giro o usano la carta sbagliata, a parte che anche questo devo dirti, cioè questi sono ottimali, okay. Questo qua è veramente ottimo, mentre questa qua è perché mi piaceva il colore così, ma non, un craft in odore così non ha un'assorbenza ottimale, okay. Poi le mugliette, non so, io sempre, cioè lo trovo anche più funzionale come veicolo, le mugliette si piega così, questo lo metti in tasca e poi magari lo tiri fuori. Quando lavoravo molto prima avevo sempre, io uso sempre ancora i fazzoletti per soffiarmi il naso così, sì. E dunque anche quando faccio progetti metto il fazzoletto così per non mettermelo addosso, sento il, un po' il lavoro che sto facendo anche. Poi non so, avevamo noi cotofioc perché non sì, è che ti sì, sì, sì. Per caso quando vai in negozio che sporcano tutto il negozio per terra spruzzando in giro facendo le scene così. Devi stare lì sulla carta, non è che devi andare in giro a spruzzare. Io l'ho imparato a mie spese. Sono tutte queste cose un po' di contorno che servono per annusare. Tanti dicono, ah non sento più questo. Anche la vita mi ha detto, c'è un ragazzo che ha portato indietro un profumo perché ha detto che qua non c'è profumo dentro. Sì. Ma la gente intorno a lei, sì ma io non lo sento e prima lo sentivo. Ha detto, vabbè, magari non lo metta per una settimana e poi ci ritrovi. Facendo questo lavoro io ho trovato anche un sacco di gente che è veramente appassionata, non tanto della storia ma proprio dell'odore, mm-hmm. In particolare questo signore che si chiama Lorenzo, lui è uno che per esempio ha preso Black Afghano, a lui Black Afghano piace molto, però dice per me è troppo forte, quindi lo prende, lo diluisce 1:20, lo mette sui vestiti come base, okay. Però poi lo allunga magari con due gocce dei suoi oud. Bene, ma questa è la cosa bella. In Italia hanno scoperto, cos'è, 2 anni fa, il fatto che puoi creare il tuo profumo spruzzando. Ma va bene, e alla fine questa è un po' l'idea. È perfetto che uno si spruzza anche due profumi insieme, 3, 4, 5, cioè alla fine è un gioco. Questa è la cosa bella. Okay. Adesso la faccio io la domanda. Vai. Ma tutta questa cosa qua, e i ragazzi, tutto questo. Loro sono curiosi. No, voglio dire, ma cos'è la cosa che ti diverte di più in questa cosa che avete costruito? Quali sono i problemi che ti divertono di più e quali sono invece le situazioni che non mi piacciono? No, che ti piacciono di più? Ma io devo dire, io ho iniziato a fare questo lavoro un po' per caso, nel senso che. Quando abbiamo iniziato a lavorare, io inizialmente cosa facevo? Prendevo la mia biciclettina, aiutavo mio fratello magari con i pacchetti, un po' di customer service, okay. Le etichette, quindi cioè, mi rompevo i coglioni, diciamoci la verità. E quando mi capitava o un campioncino, o un tester, o cose comunque che potevo annusare, lo trovavo interessante. Sempre per necessità, noi dovevamo aprire il negozio a fine 2017. Perché necessità? Perché... Lui era terrorizzato che al secondo cliente prendeva la bottiglia e la tirasse in faccia. Ok, sì. E eri anche tu incazzato allora. Sì, A me piace molto tutto quello che è lo storytelling. Io ho 3 o 4 modelli, uno su tutti che è Federico Buffa. Comunque, per arrivare al punto... Ricordo ancora la prima lezione in cui abbiamo parlato del discobolo, del chiasmo. Io poi adesso non so quanto potete stare qua ancora. Hai capito che ora c'è solo lui? E da dove? Alle 3, ma devo capire se da Valpensa a Linate. Mi controlli i voli che controllano dalle 3? E non fare quello sguardo. No, faccia. Nel mio piccolo ha avuto un culo esagerato perché prima del Covid questa ragazza che c'era l'influencer e lei sta a venire al negozio a caso e io non sapevo neanche chi fosse perché sì, social vivrei tranquillamente senza. E lei è arrivata, voleva un prodotto per la barba, io gli faccio no, non comprare sta roba, costa tanto, compra questo che costa la metà. E niente, lei da lì è tornata tutti i giorni a fare storie, fare dirette e improvvisamente c'era la coda fuori dal negozio. Poi Stefano è stato il secondo, perché la prima è stata una cliente che è venuta a fare no, io ti devo registrare perché mi piace come parli. Poi l'ha fatta anche Stefano e poi pian piano è partito da lì. Allora. Da lì, cioè, dice alla gente piace, vogliono venire qua, proviamo a mettere questo tipo di racconto in maniera più approfondita, più studiato, su un media che può arrivare a un pubblico più ampio.
E poi da lì è esploso. Cioè c'è abbastanza, allora un senso anche di onestà, nel senso cioè di basico, senza cercare di... No, no, cioè io... creare niente al di fuori, sì. No, sì. Anche per esempio io so che se parlo di Megamare sono tutti lì a cliccare Megamare, mm-hmm. Ma la mia filosofia è, non è che Megamare è buono e Boccanera no. Mm-hmm. Ogni profumo è come fosse un quadro. Banalmente, la scena del sedere di Dio sulla testa del Papa, noi non lo sappiamo, dobbiamo aver studiato per conoscerlo. E la stessa cosa io la trovo nei tuoi profumi. Io sento un gelsomino, non è un gelsomino nudiflorum, è un lato del gelsomino che vuole raccontare qualcosa. E quindi il cliente, se cerca un gelsomino, quindi come se guarda un quadro cerca una pennellata tecnica, non lo ritrova e ne rimane spiazzato. L'unico elemento su cui si può basare è il messaggio che può raccontare il profumo. E anche il fatto di avere note segrete, secondo me era una figata assurda, perché io con Quolium mi sono divertito come un pazzo. Mm-hmm. Quolium, a parte che la mia ragazza mi stava per lasciare perché ero troppo... perché io sono stato 10 giorni con Quolium su un braccio e sull'altro braccio sentivo tutti gli altri profumi che hai fatto per cercare di trovare le similitudini. Okay. E cioè io faccio così, cioè mi arriva il profumo, quando dicevi finisce che te lo metti dietro le ginocchia, loro l'hanno visto quando io sto in calzoncini, alla fine iniziano a usarmi la caviglia. Eh sì, perché non hai più spazio. Perché lì alla fine ci arrivi. E con questo si conclude la nostra miniserie animata. Se fossi arrivato solo all'episodio 3, ti ricordo che puoi tranquillamente visualizzare gli altri episodi sul nostro canale, Profumi di Nicchia, insieme a tante altre interviste alle personalità più importanti di questo mondo profumato. Oltre a trovare tantissimi video in cui troverete me, in carne ed ossa, a parlarvi ogni volta di una fragranza diversa. Grazie per la vostra visione e arrivederci al prossimo video.